Blitz dei carabinieri a Rosarno, arrestato pluripregiudicato con 188 kg di marijuana, arma e munizioni illecite. Processo Xenia da Mimmo Lucano a Riace, nessun arrembaggio a risorse pubbliche, è quanto scritto nelle motivazioni della sentenza di secondo grado pubblicata ieri. Recentemente l'assessore calabrese ha effettuato una visita al cantiere della Galleria della Limina, sarà percorribile dalle 6 del mattino alle 22 di sera. Il primo cittadino di Gioiosa Marina smentisce una voce circolata ieri, io dimettermi non ci penso, e rilancia ho ricevuto minacce, è vero ma non mi faranno mai indietreggiare. Un ricordo da Bibongi per l'attrice Sara Tafuri, che ha lavorato con Federico Fellini, scomparsa qualche giorno fa. Salvatore Circosta, l'appassionato contadino di Fiumarina, un invito ai gioisani a riavviare l'agricoltura nei terreni del torrente Gallizzi di Gioiosa Ionica. Benvenuti e buon sabato a tutti voi. Apriamo il nostro TG News con le ultime notizie. Un blitz dei carabinieri a Rosarno, arrestato un pluripregiudicato con 188 kg di marijuana, arma e munizione illecite. Un servizio di Stefano Muscatello. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno compiuto un'importante operazione nella piana di Gioia Tauro stessa, che ha portato al tratto in arresto di un uomo del posto, già noto alle autorità per precedenti penali. L'accusa nei suoi confronti riguarda la detenzione illecita di una quantità significativa di marijuana, oltre alla presenza di un fucile e di munizioni non autorizzate. Durante i controlli, condotti con il supporto determinante di una squadra dei carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, è emersa una situazione sconcertante dal punto di vista legale. Attraverso perquisizioni mirate sono state esaminate varie abitazioni e durante l'ispezione di una di esse sono stati scoperti numerosi sacchi contenenti marijuana, totalizzando un peso impressionante di oltre 188 kg. Le ricerche hanno anche portato al ritrovamento di una quantità minore di hashish e alla scoperta di un fucile da caccia, insieme a munizioni di diverso calibro, il tutto illegalmente detenuto. L'uomo responsabile di queste violazioni, nonostante abbia tentato inizialmente di giustificare la presenza della droga presentando documenti che si sono rivelati insufficienti per la legge, è stato immediatamente arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria di Palmi è stato portato in custodia presso la casa circondariale. Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro, ovviamente in attesa delle analisi che verranno condotte presso i laboratori specializzati dell'arma. Questa operazione rappresenta un duro colpo al traffico illegale di droga nella regione e testimonia l'importante lavoro svolto dalle forze dell'ordine per contrastare questa piaga sociale. Il 23enne Franco Trovato, assistito dall'avvocato Francesco Gambardella, ha ammesso le proprie responsabilità e ha presentato anche un'offerta reale di risarcimento del danno durante l'interrogatorio di garanzia presso il Tribunale Lametino. Franco Trovato è stato arrestato insieme ad Antonio Masi, 25 anni, di Lamezia Terme, per il tentato omicidio di Ottorino Ranieri, avvenuto la notte del 30 marzo scorso su Corso Numistrano. L'episodio si sarebbe appunto verificato in seguito ad una rissa scoppiata qualche ora prima, sempre sul corso, dove appunto, secondo appunto l'ipotesi della procura, sarebbero state pronunciate delle parole di troppo riguardanti l'uccisione del padre di Trovato, Luigi, avvenuta il 7 marzo del 2022. Il GIP nell'ordinanza suggerisce che la rissa potrebbe aver avuto origine da questo evento. Durante l'interrogatorio di garanzia, Antonio Masi, assistito dall'avvocato Domenico Ruscio, ha negato ogni responsabilità per quanto è accaduto quella notte, nonostante appunto le immagini riprese dalle telecamere suggeriscono il suo coinvolgimento attivo nella rissa e la sua presenza sul lato passeggero nella macchina di Trovato. Ancora una volta una violenza si è verificata nel carcere di Vibo Valenza, come riferiscono Giovanni Battista, durante segretario generale aggiunto del SAPPE, e Francesco Ciccone, segretario regionale del sindacato. Un detenuto straniero, dopo un tentativo di contattare la famiglia tramite una videochiamata nel reparto colloquio, ha esigito di sostituire la comunicazione con una telefonata. Di fronte alla spiegazione che il
reparto non era attrezzato proprio per effettuare telefonate, è stato inviato a fare ritorno alla sua sezione. Tuttavia l'uomo ha reagito creando disordini, minacciando il personale e danneggiando anche un telefono e arredi del reparto, oltre appunto ad aggredire gli agenti penitenziari intervenuti appunto per calmarlo. A seguito dell'aggressione i due agenti sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso, dove è stata loro assegnata una prognosi di 15 giorni ciascuno. Cambiamo pagina, parliamo di processo Xenia. Da Mimmo Lucano a Riace, nessun arrembaggio a risorse pubbliche, quanto scritto nelle motivazioni della sentenza di secondo grado pubblicate ieri. In quasi 300 pagine la Corte d'Appello sbriciola l'inchiesta che ha smantellato il modello di integrazione Riace, divenuto noto in tutto il mondo. Nessuna associazione delinquere alla base del modello, c'era l'idea di perseguire un modello di accoglienza integrato, ovvero non limitato al solo soddisfacimento dei bisogni primari, ma finalizzato all'inserimento sociale dell'ospite di ciascun progetto. Adesso ricomincio a respirare, aveva detto Lucano, assistito dagli avvocati Andrea D'Acqua e Giuliano Pisapia, a pochi minuti dalla pronuncia. L'esistenza di uno stabile accordo di natura delittuoso e scritto nemmeno può essere desunta. In più, sottolineano i giudici, non ci sono mai stati neanche gli elementi per sostenere in giudizio l'esistenza dei singoli reati contestati. Per la truffa aggravata manca la prova degli elementi costitutivi il reato, mentre le determine per le quali Lucano era accusato di falso ideologico in realtà non erano funzionali a ottenere le somme del Ministero. Anche tecnicamente scorretta è la contestazione di peculato, cioè l'appropriazione di risorse dello Stato da parte del pubblico ufficiale. Non è configurabile, dice la Corte, per la gestione e destinazione di somme di provenienza pubblica anche dopo la loro corresponsione, quale corrispettivo del servizio pattuito a seguito di apposito contratto e prestato. Affermazioni secche e nette che sbriciolano così l'inchiesta, costata l'esistenza stessa del modello Riace. Lucano, per anni bersagliato dal ministro Matteo Salvini, che lo bollava come uno zero, non aveva alcun intento criminale riconosciuto. Al contrario, era certo di poter alimentare un'economia della speranza. La Corte d'Appello di Catanzaro ha preso in considerazione una nuova perizia medica nel processo riguardante l'aggressione del 22enne Davide Ferrerio, avvenuta, pensate, l'11 agosto del 2022 a Crotone, proprio per errore di persona da parte del 23enne Nicolo Passalacqua. Durante l'ultima udienza i giudici hanno accolto la richiesta del difensore di Passalacqua di riaprire l'istruttoria, includendo nella discussione la consulenza redatta dal professor Francesco Introna dell'Università di Bari. Secondo il perito medico, la condizione di osteogenesi imperfetta di Davide ha giocato un ruolo nell'entità delle lesioni craniche subite durante l'aggressione. Questa valutazione potrebbe influenzare positivamente la posizione processuale di Passalacqua, se accettata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Bonifica, nasce il comitato Fuori i veleni, Crotone vuole vivere. Ascoltiamo. I rifiuti pericolosi derivanti da 70 anni di chimica pesante a Crotone dovranno essere smaltiti fuori dalla Calabria. Lo ha ricordato Mario Oliverio, ex presidente della regione, a margine della presentazione del neonato comitato Fuori i veleni, Crotone vuole vivere. Un gruppo che intende riportare sul giusto binario quello che venne stabilito nel 2019 nel corso della conferenza decisoria relativamente allo stato di avanzamento del piano operativo di bonifica. Ultimamente Eni Rewind ha chiesto e ottenuto per il prossimo 3 di maggio al Ministero una nuova conferenza istruttoria. All'orizzonte la richiesta di modifica del PAUR, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Perno di una bonifica seria, vera, reale, che cioè impone ad Eni di portare i rifiuti speciali, pericolosi, norm, tenorm, eccetera, con tutto quello che comporta per un gravissimo rischio per la salute dei cittadini, fuori dalla città di Crotone, fuori dalla Calabria, semplicissimo. I pericoli sono tali, le implicazioni sono tali. Se i rifiuti, i veleni dovessero rimanere qui, o meglio i veleni contenuti in quei rifiuti dovessero rimanere qui,
che comprometterebbero definitivamente la salute pubblica, la salute dei cittadini. Tutto qui, non lo dice Olivetti, lo dicono gli studi scientifici, lo dicono gli istituti preposti in tal senso. I cittadini devono appunto allertarsi, devono stare insieme, devono difendere la loro città, la loro comunità, la loro salute e quella dei loro figli. Questo è il punto. Al comitato che ha lanciato una petizione e raccolto 1000 firme in pochi giorni hanno aderito cittadini, associazioni, movimenti, ma soprattutto diversi politici di oggi e del recente passato. Basti ricordare l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto, l'ex sindaco Ugo Pugliese, gli ex presidenti della provincia di Crotone Stano Zurlo e Carmine Tararico. Ma cos'è cambiato in questi anni? Non è cambiato proprio nulla. Credo che la spinta che questo comitato, in quale ho lavorato da tempo, debba essere una spinta ulteriore, perché ENI non ha soltanto il compito di bonificare questo territorio, ma ha il compito e il dovere morale di restituire alla città quello che ha allevato in questi ultimi 40 anni. E la battaglia sarà dura e speriamo che possa essere portatrice di vittoria per i cittadini di questa realtà, che sono una risorsa economica per il paese, e purtroppo noi prendiamo le briciole. Nutrito anche il gruppo di consiglieri comunali. I dati sono veramente inquietanti, cioè a parte i tumori rispetto anche al resto della regione, percentuali in più, c'è da 0 a 29 anni una maggiore ospedalizzazione delle persone, sempre quindi così giovani per tumori. Allora di che cosa stiamo parlando? Questa è una necessità, non si può parlare di sviluppo di una città se non c'è la salute, qui c'è la morte. La scomparsa di Marco Stramondinoli, di 39 anni, di Sorianello, ha gettato nella comunità una profonda ansia. Il giovane fabbro non è rientrato a casa venerdì scorso, allarmante deviazione delle sue abitudini quotidiane. Dopo la denuncia dei familiari, i carabinieri hanno avviato le ricerche, ritrovando il suo camion parcheggiato vicino alla stazione ferroviaria di Vibo Pizzo. L'abbandono del veicolo suggerisce un allontanamento volontario, ma il motivo rimane comunque oscuro. Gli investigatori hanno esaminato i suoi movimenti recenti e anche i contatti. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Infatti il sindaco Cannatelli è solidale con la famiglia e spera appunto un ritrovamento rapido, descrivendo Marco come un giovane ben voluto e anche tanto lavoratore. La comunità è in apprensione, sperando in un lieto fine. Autonomia differenziata al centro del prossimo Consiglio regionale e dibattito su proposta di Calderoli il 18 aprile. Un servizio di Maria Teresa Criniti. Sono 7 i punti all'ordine del giorno previsto per il Consiglio regionale della Calabria, convocato dal presidente Filippo Mancuso per giovedì 18 aprile. Nella seduta si parlerà di autonomia differenziata. Il progetto proposto dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è comunque l'ultimo dei 7 punti inseriti all'ordine del giorno della riunione, sul quale è previsto il dibattito. Al primo punto c'è l'approvazione del programma regionale Ponte per le attività di sviluppo nel settore della forestazione e per la gestione delle foreste regionali. Segue poi il bilancio di previsione 2024-2026 dell'azienda territoriale dell'ATERP Calabria e dell'ARSAC. Ed ancora l'approvazione del rendiconto esercizio 2021 dell'azienda Calabria Lavoro. Sesto e penultimo punto all'ordine del giorno è l'esame della proposta di legge 273 di iniziativa della Giunta, recante le disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni. Cambiamo pagina, parliamo di viabilità. Recentemente l'assessore calabrese ha effettuato una visita al cantiere della Galleria della Limina. Sarà percorribile dalle 6 del mattino alle 22 di sera. Questo orario agevolerà notevolmente il flusso di traffico nella zona, migliorando la mobilità e riducendo anche i tempi di percorrenza per i cittadini e i trasportatori. Ascoltiamo. Tra pochi giorni la Galleria della Limina sarà percorribile dalle 6 alle 22
con possibilità di transito nelle ore di chiusura soltanto per i mezzi di soccorso. Scongiurata la chiusura definitiva, si passa dunque ai lavori veri e propri. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle politiche del lavoro e formazione professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, dopo aver effettuato un sopralluogo sul cantiere da dove saranno avviati i lavori nella giornata di ieri. Siamo soddisfatti per aver raggiunto l'obiettivo sull'intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della galleria della Limina, afferma Giovanni Calabrese, e nel contempo non avere evitato l'isolamento della Locride per come invece si era paventato lo scorso anno. La soluzione, aggiunge ancora Calabrese, consente di evitare un pesante isolamento per la Locride con gravi disagi anche per i cittadini della piana di Gioia Tauro. Continuiamo, come da impegno assunto, a lavorare al raddoppio del traforo della Limina, che rappresenta, aggiunge Calabrese, un traguardo importante per il territorio ionico e tirrenico dell'area metropolitana. Rimaniamo sempre sul tema viabilità, riaperta la strada statale 18 Tirrena Inferiore a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Riaperto al traffico il tratto della strada statale 18 Tirrena Inferiore a Nocera Terinese, l'area era stata interessata a gennaio dal crollo di una parte del piano viabile a causa delle forti mareggiate e dall'erosione costiera. L'ANAS spiega che lungo il tratto si era resa necessaria una parzializzazione della carreggiata con l'avvio dei lavori per il ripristino del piano viabile danneggiato. Lavori che hanno rispettato il cronoprogramma. Le attività invece che proseguiranno lungo la scarpata riguarderanno il ripristino e la protezione delle infrastrutture stradali dall'azione erosiva del mare. Gli uffici della Procura Generale di Reggio Calabria sono nuovamente accessibili dopo la sospensione temporanea dell'ordinanza di inagibilità emessa dal Comune. La decisione è stata presa dopo che la Procura Generale ha informato il Comune degli interventi eseguiti per risolvere le criticità strutturali dell'edificio, che ospita anche gli uffici del giudice di pace. Il Procuratore Generale, parliamo di Gerardo Domignani, e la Presidente del Tribunale, Grazia Arena, hanno espresso rammarico per i disagi causati dalla chiusura temporanea degli uffici giudiziari. Infatti la Presidente Arena ha dichiarato di essere stata costretta a interrompere le udienze e non esercitare più alla giurisdizione. A Reggio Calabria apre l'agenzia sociale per la casa in un bene confiscato all''Ndrangheta. Il sindaco Falco Matà aggiunge un servizio fondamentale per le famiglie fragili. L'apertura dell'Agenzia Sociale per la Casa a Reggio Calabria in un bene confiscato all''Ndrangheta rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata e nel sostegno, ovviamente, alle famiglie vulnerabili. Il sindaco Falco Matà sottolinea l'importanza di questo servizio come fondamentale per le famiglie in difficoltà. Il vice sindaco Brunetti e l'assessore al welfare Lucia Nucera esprimono soddisfazione per questo sistema integrato che coinvolge due settori cruciali per il benessere del territorio. Il progetto, finanziato con i fondi del Pommetro, segna un punto di svolta come primo sistema integrato tra welfare e patrimonio edilizio comunale. L'agenzia per la casa, situata nella galleria Zaffino e realizzata all'interno di un bene confiscato all''Ndrangheta, sarà un punto di riferimento per individuare alloggi per le famiglie in difficoltà abitativa. Il coinvolgimento di un'equipe tecnica di professionisti mira a modernizzare e semplificare la gestione dell'archivio del patrimonio edilizio residenziale del comune, sostituendo i vecchi sistemi con una piattaforma di accesso più efficiente. La presentazione dell'iniziativa, con la presenza del sindaco Falco Matà, del vice sindaco Brunetti, dell'assessore Nucera e altri dirigenti comunali, sottolinea l'impegno dell'amministrazione nel fornire un servizio di qualità per il benessere della comunità reggina. Abbiamo avuto ai nostri microfoni i protagonisti di questa meravigliosa e significativa giornata. Sì, l'Agenzia per la Casa è un progetto sul quale stiamo lavorando dal 2016, che oggi vede la luce, ma questo vi fa capire quanto i progetti, da quando vengono programmati, poi hanno bisogno del tempo necessario per la loro realizzazione. È principalmente un servizio rivolto ai cittadini, perché consente ai nostri concittadini, soprattutto a chi vive in condizioni di solitudine o di fragilità, tale da non consentirgli di avere accesso alle informazioni relative all'edilizia residenziale pubblica, di poterlo fare in uffici moderni, innovativi, accoglienti, che
garantiscono il rispetto della privacy e quindi consentono a ognuno di avere notizie sulla partecipazione ai bandi, piuttosto che a quello che riguarda l'emergenza abitativa, la compilazione delle domande, anche semplicemente sapere se quella persona diciamo, rientra nelle condizioni tali da poter presentare la domanda per richiedere la casa popolare. E quindi un servizio rivolto al cittadino, perché è intorno alla casa che si sviluppa la vita di ognuno di noi, ci dà quel senso di protezione, di tranquillità e di serenità che ci consente di programmare la nostra vita. Quindi serve su questo un'attenzione particolare, serve mettere ordine a un settore che purtroppo spesso nel corso degli anni è stato invece oggetto di attività poco trasparenti e poco chiare, come dimostrano anche le ultime vicende giudiziarie. Quindi accanto al servizio reso ai cittadini c'è un altro servizio che viene fatto dall'Agenzia per la Casa, che riguarda la mappatura di tutti i beni immobili del patrimonio edilizio del comune. Spesso in questi anni, ad esempio, avevamo difficoltà a capire quali fossero dell'ATERP, quali fossero del comune, quali fossero invece quali non rientrassero nell'edilizia residenziale pubblica. Questo consente di avere una contezza generale e puntuale sul nostro patrimonio, su chi ha assegnate gli immobili di edilizia residenziale pubblica, e quindi è un server, è un programma che poi viene messo in rete insieme alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, per garantire anche a chi svolge attività per prevenire e reprimere reati di poter avere in tempo reale, diciamo così, tutte le informazioni relative a questo settore. Questa è l'Agenzia della Casa, è il primo tentativo di tra due settori importanti dell'amministrazione, come welfare e patrimonio edilizio. Ci saranno tre equip a disposizione della cittadinanza, dove ci sarà la possibilità di interagire il front office, che sicuramente sarà importantissimo per la cittadinanza e soprattutto per l'emergenza abitativa. È un progetto che realizza obiettivi che stanno a cavallo tra il welfare e il patrimonio edilizio, e che permetterà l'informatizzazione degli archivi del comune e la nascita di una nuova piattaforma sulla quale lavorare nei mesi e negli anni successivi, e al contempo fungerà da riferimento per i cittadini che potranno recarsi all'Agenzia per la Casa nei giorni di lunedì e giovedì mattina e martedì pomeriggio per delle consulenze di vario tipo, sia rispetto alla possibilità dell'abitabilità privata, agli affitti, ma sia anche la partecipazione di bandi pubblici sul patrimonio. Nella scuola della provincia Regina i carabinieri stanno promuovendo attivamente la cultura e la legalità tra i giovani. Recentemente i militari della stazione di Pellaro hanno incontrato circa 300 alunni dell'istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco di Pellaro, proprio per sensibilizzarli su questo importante tema. L'obiettivo di tali incontri è proprio far capire ai ragazzi la grande importanza di riconoscere e respingere comportamenti illeciti fin dalla giovane età, incoraggiandoli a diventare membri attivi della comunità. Durante queste sessioni sono stati affrontati vari argomenti, tra cui il bullismo, il cyberbullismo, lo stalking, il revenge porn e l'uso responsabile dei social media, che rivestono un ruolo sempre più centrale nella vita degli adolescenti. Queste iniziative coinvolgono diversi istituti e mirano appunto a promuovere il rispetto delle regole civili anche attraverso la sensibilizzazione sui temi del codice della strada. Educazione digitale, le nuove frontiere dell'apprendimento. Questo è il tema dei due giorni svolta all'Istituto Superiore di Istruzione Marconi di Siderno. Le nuove frontiere dell'apprendimento, educazione digitale. E questo è il tema della due giorni organizzata presso l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Siderno, guidato dalla dirigente scolastica Giuliana Fiaschè. Un'iniziativa organizzata da Impara Digitali, dalla stessa Scuola Superiore di Siderno, ma anche dall'Istituto Comprensivo Mammola Marina di Gioiosa Ionica.
Questo progetto nasce sull'incontro di due, potremmo dire, sponde diverse, quelle che sono i nativi digitali, dove si pensa erroneamente, spesso e volentieri, che il nativo digitale debba lasciare tutto ciò che ha alle spalle, ma non è così. Il nativo digitale, se non incontra quelle che sono le sue radici, quelle che sono i suoi punti fermi, i nostri punti fermi, come noi ci siamo cresciuti, non si va da nessuna parte. I ragazzi di oggi, i nativi digitali, spesso e volentieri oggi sono nativi digitali ma non conoscono la digitalizzazione. Noi dobbiamo far sì che il nativo digitale sia padrone della sua digitalizzazione, del suo sistema di digitalizzazione e mettere l'intelligenza umana al servizio e soprattutto con l'intelligenza umana far sì che gli strumenti siano d'aiuto alla sua crescita, al suo evolversi, al suo modo di approcciarsi nella società, al suo modo di relazionarsi con l'altro. Quindi dietro tutto questo c'è sempre uno studio tradizionale, c'è sempre un approccio che mette alla base soprattutto la cultura sostanziale. L'iniziativa dedicata in una prima giornata ai docenti ha visto la presentazione dei risultati delle indagini territoriali e sono stati gli stessi alunni a presentare un video realizzato all'interno dell'istituto scolastico. Tra le autorevoli presenti è quella della direttrice generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Gianna Barbieri, che ha anche incontrato i dirigenti scolastici delle scuole della Locride. Allora, stiamo osservando con molto interesse la digitalizzazione anche sul vostro territorio, anche attraverso la presentazione di questa indagine molto interessante, che ha fatto capire che la digitalizzazione deve essere uno strumento che rappresenta un mezzo e non l'obiettivo, perché deve essere inserita nell'ambito della progettazione didattica di tutte le scuole per raggiungere e formare gli studenti che saranno i cittadini digitali di un domani. E l'intelligenza artificiale rappresenta uno strumento che le scuole devono utilizzare con piena consapevolezza, perché attraverso l'utilizzo di questo strumento che i nostri ragazzi possono utilizzare, diciamo, piattaforme che possono rappresentare per loro un aiuto anche nello studio. I risultati, tra l'altro, di questa indagine effettuata presso, insomma, sul vostro territorio fa capire che gli studenti acquisiscono una grossa consapevolezza nell'utilizzo di questi strumenti e in questo modo sono anche più motivati nei loro studi. Molto apprezzato l'intervento della dottoressa Dianora Bardi, che è presidente di Impara Digitale. Con questi strumenti, lavorando con i ragazzi con questi strumenti, è cambiato il mondo. Avevo abolito i libri di testo, lavoravo con le risorse in rete, in classe avevo moltissimi libri cartacei e diventavano tutti fonti di lavoro. E insomma è cambiato completamente il mondo. Poi naturalmente si studia, si cerca anche di capire come aiutare questi ragazzi con questi cambiamenti e quindi si studia, c'è un centro di ricerche, si collabora anche col Ministero, ma si collabora anche con le scuole. Io ho incontrato credo oltre 150.000 docenti in questi anni, faccio formazione ma anche eventi, incontro. Io organizzo a Bergamo uno degli eventi più importanti in Italia, che sono gli stati generali della scuola digitale, che richiama da tutta Italia le persone. Quindi insomma si impara stando con gli altri, ascoltando gli altri. Lavorare nella rete, lavorare nel cloud è il modo con cui i ragazzi agiscono, in cui i ragazzi studiano. Cioè i ragazzi non hanno più dei rapporti di relazione fisica, ma lavorano nei gruppi nel mondo, nell'immateriale. Quindi è un modo completamente diverso di apprendere, di studiare, di lavorare. Questo l'abbiamo visto durante la data. E anche di socializzare. E di socializzare, perché dei ragazzi che prima, cosa vuole, si usciva nei cortili e si giocava a pallone nei cortili. Oggi si chatta perché magari la società ci crea dei problemi, dei rischi, oddio, mandare in giro le ragazze da sole, cioè, ci può creare qualche problema. Quindi è cambiato completamente il mondo. Per i ragazzi la tecnologia è assolutamente trasparente. Il problema sono noi adulti nell'uso della tecnologia. E fare scuola non significa semplicemente inserisco il digitale, si possono avere libri, anzi si devono avere anche tutti gli strumenti analogici, il libro, la penna, la carta e i tabelloni, i libri di carta, ma
inserire in una maniera intelligente anche la parte tecnologica, che è lo strumento con cui i ragazzi lavorano, ma se dal mio modestissimo punto di vista anche il cellulare, laddove il cellulare può essere usato come uno strumento che i ragazzi utilizzano in una maniera normalissima e non soltanto per chattare ma anche per studiare. Certo, bisogna insegnare loro come usarlo per fare scuola. Tutti i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi e organizzazione di tavoli di lavoro coordinati dai formatori della stessa struttura Impara Digitale. L'obiettivo era anche quello di creare dei workshop che sono stati protagonisti per tutta la giornata del 13 aprile, con esperienze didattiche a confronto. Workshop laboratoriali e attività formative aperte a tutti per condividere progetti didattici innovativi, esperienze e attività sperimentali e orientate ovviamente al futuro. Ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa l'assessore all'istruzione del comune di Siderno. Avere qui delle personalità così rilevanti come Dianora Bardi o Giovanna Barbieri non è una cosa che... È una cosa veramente importante che va evidenziata, ma va evidenziata perché dobbiamo capire che la scuola ha cambiato volto e se vogliamo formare i nostri giovani non soltanto all'idea di avere una vita fuori, lontano da casa, noi li dobbiamo formare perché loro siano in grado di scegliere, di decidere se rimanere qui e rimanere con una capacità di gestione, di autoregolamentazione e autorevolezza ben qualificata. Parliamo adesso invece degli Open Day della filiera del riciclo di carta e cartone. Dal 10 al 12 aprile oltre 100 impianti in tutta Italia, tra piattaforme, cartiere, cartotecniche e musei, hanno accolto studenti, insegnanti e anche cittadini curiosi appunto di scoprire cosa accade a carta e cartone una volta iniziato il viaggio nel mondo del riciclo. Guardiamo insieme. Marina di Gioiosa Ionica e molti imprenditori e agenzie della zona si sono adoperate per il corretto riciclo e la corretta sensibilizzazione sul riciclo stesso. Infatti una scatola di cartone può nascondere una storia incredibile. Quando viene separata dai rifiuti e riciclata, può rinascere in mille forme diverse, trasformandosi in imballaggi per prodotti che usiamo quotidianamente, come pasta, pennarelli, giochi, carta igienica, pizza, detergenti, dolci, scarpe, pane, ma anche in notizie e cultura. La nostra raccolta differenziata è il gesto che dà il via ad un ciclo virtuoso di cui beneficia non solo l'ambiente, ma anche la società nel suo complesso. In occasione della quarta edizione della Paper Week, dal 9 al 12 aprile, infatti, torna Riciclo Aperto, lo storico evento organizzato da Commieco, che offre l'opportunità di visitare uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia, tra musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche e impianti di recupero, che ogni giorno lavorano in modo sinergico insieme a Commieco stessa, per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati. Con 20 edizioni in presenza e 2 online, l'iniziativa ha già coinvolto oltre 320.000 persone, tra studenti e docenti, un'esperienza che, sia dal vivo sia online, permette di sfatare miti comuni e valorizzare l'importanza del contributo individuale alla raccolta differenziata di carta e cartone, elemento chiave dell'economia circolare. L'iniziativa ovviamente è stata dedicata alla sensibilizzazione delle fasce più giovani, soprattutto studenti, e infatti è naturalmente gratuita e aperta alle classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Oggi qui a Circular Factory si tiene un'iniziativa che contemporaneamente sta avvenendo in tutta Italia, la Paper Week, la settimana della carta, nella quale le scolaresche di tutta Italia, e quindi in questo caso del nostro territorio, sono state invitate a visitare gli impianti dove la carta viene lavorata per essere riportata a nuova vita e quindi avere l'opportunità di conoscere dal vivo qual è il sistema di recupero di questa carta, avere delle indicazioni su come fare bene la raccolta differenziata in maniera tale che venga tutto perfetto e il recupero sia fatto come deve essere fatto. È una cosa molto importante perché
si hanno numerosi vantaggi, ovviamente di natura ambientale, questo è chiaro, perché vuol dire avere recuperare i materiali, vuol dire avere delle città più pulite. Si hanno dei vantaggi sull'economia, perché recuperare un materiale così importante come la carta è fondamentale per spendere meno e per tutelare un po' anche le piantumazioni degli alberi, che nel caso della carta riciclata vengono piantumate delle foreste sostenibili in tutta Europa, che servono proprio per aggiungere della cellulosa vergine alla carta che viene recuperata, e in questo modo quindi, anziché abbattere degli alberi nei nostri boschi, che sono molto importanti per il nostro pianeta, abbiamo un aumento di forestazione che appunto in tutta Europa equivale più o meno alla grandezza di 4.000 campi da calcio nel ciclo di un anno. L'impianto ha aderito all'iniziativa lanciata da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Cellulosa. È un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale che si svolge in tutta Italia, a cui hanno aderito circa 120 impianti di trattamento, industrie cartotecniche e musei, ed è prevista la partecipazione di circa 14.000 studenti. L'obiettivo è quello di far comprendere loro l'importanza del riciclo e di ciò che nasce attraverso il riciclo di carta e cartone e di quelli che sono i benefici appunto per l'ambiente. E adesso invece ci fermiamo un pochino, pubblicità. Ebbene sì, il primo cittadino di Gioiosa Marina smentisce una voce circolata proprio ieri. Io dimettermi, dice, non ci penso, e rilancia, è vero, ho ricevuto minacce, ma non mi faranno mai indietreggiare. Andiamo a ascoltarlo, un servizio di Nicodemo Barillaro. Ha smentito categoricamente le voci sulle sue possibili dimissioni circolate nella tarda mattinata di ieri il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, l'avvocato Geppo Femia, che secondo le indiscrezioni, rilevatesi poi infondate, avrebbe rassegnato le sue dimissioni al prefetto con una lettera. Non ho nessun motivo per dimettermi e non capisco da dove nasca questa notizia, ha affermato il primo cittadino del comune Locrideo. La mia amministrazione sta lavorando bene e abbiamo in campo tanti progetti. Ci sono oltre 20 milioni di euro di lavori già sul campo, spiega il primo cittadino di Marina di Gioiosa, riferendosi ai tanti cantieri aperti sul territorio, e altri dovranno venire. Se qualcuno vuole che io mi dimetta, tuona il primo cittadino, riferendosi a chi ha messo in circolazione la notizia, che lo faccia palesemente e ne specifichi chiaramente i motivi. Ancora, il sindaco Geppo Femia difende l'operato di tutta la sua amministrazione comunale, parlando dei lavori sugli impianti sportivi e sulle scuole, quelli del lungomare e quelli della grande piazza, che potrà ospitare 3.500 posti a sedere e che inaugureremo a breve, intitolandola a tutti i naviganti. Il sindaco Femia sottolinea poi l'impegno della sua giunta sui beni confiscati. Stiamo facendo un grande lavoro e procediamo spediti. È vero, ho ricevuto delle minacce, ma non mi impressiono e non saranno le minacce a farmi indietreggiare e dimettermi. C'è ancora tanto lavoro da fare. A tal proposito, il sindaco di Marina di Gioiosa ha annunciato che presto si terrà una conferenza stampa sul tema per illustrare lo stato dell'arte, e poi conclude: la comunità è viva, lo dimostrano le tante attività che le associazioni stanno portando avanti con grande entusiasmo ormai da più di un anno, e se le cose stanno funzionando, il merito è anche dell'amministrazione comunale. Per le vie del cioccolato, dolce e un po' salato, ieri proprio il taglio del nastro a Marina di Gioiosa Ionica, un appuntamento goloso che durerà 3 giorni con tante cose da vedere e anche da gustare. Un servizio di Giuseppe Mazzaferro. Metti insieme il mare, l'aria di festa a Marina di Gioiosa e il cioccolato. Cosa viene fuori? 3 serate coinvolgenti all'insegna della dolcezza, grazie all'Associazione Mariniamo, che si è resa ancora una volta attiva sul territorio, creando un grande evento per le vie del cioccolato dolce e un po' salato. È partita ieri con l'inaugurazione, durerà altri 2 giorni e Marina di Gioiosa Ionica sarà deliziosamente invasa dal cioccolata, che diventa protagonista unico in tutte le sue forme e i suoi sapori. Via alla festa della cioccolata, alimento di per sé
che denota il fatto di essere felici perché le nostre endorfine vengono stimolate dal cioccolato. Mi pareva normale che venisse organizzato a Marina di Gioiosa, che comincia questa stagione che ci auguriamo sia una stagione ancora migliore di quella dell'anno scorso, di eventi e di felicità dopo tanto tempo, considerato anche il Covid che ha visto la cittadina come tutte le altre, come tutto il pianeta, chiuso dentro casa, che ora dà la possibilità a tutti di stare all'aperto godendosi la cioccolata con la felicità che dallo stesso viene stimolato, non solo per essere un cibo prelibato preparato con grande maestria dai nostri maestri cioccolatieri, ma per essere un momento anche di incontro tra tutti i cittadini che saranno presenti e che già sono presenti in questo luogo straordinario di cui gode Marina, all'interno del parco urbano, del parco antropico urbano. Grazie all'associazione Mariniamo che si è fatta carico di questa organizzazione, grazie anche alla Proloco che l'ha patrocinato insieme all'amministrazione comunale questo bel evento. Un grazie a tutti coloro i quali parteciperanno in tranquillità, serenità e in allegria. Un appuntamento pensato anche per i più piccini, per come addolcire i parati, avendo già dato il meglio di sé nell'evento pieno di successo di novembre per le vie di San Martino. Dunque la festa di cioccolato inaugurata ieri con il taglio del nastro, grazie alla presenza di Willy Wonka, il meraviglioso personaggio dell'evento per tutte le serate, accompagnato tutti, grandi e piccini, per un tour del paese sul trenino. E nel corso della manifestazione, già da ieri, ed anche durante tutte e tre le giornate, ci saranno numerosi Chocolate Lab con esperti quali Denami, maestro delle sculture di cioccolato, e Tommaso Molora, campione mondiale di pasticceria e cioccolateria artistica. Questo è un evento che oggi inauguriamo, che è un aperitivo, che si chiama, intitolato Per le vie del cioccolato, un evento dolce e un po' salato, dove qui sono esposti diversi artigiani della provincia di Reggio Calabria. Ci tengo a ringraziare l'associazione Mariniamo, la Proloco, noi come amministrazione che abbiamo patrocinato questo evento e che anche noi abbiamo creduto in questa bellissima iniziativa. Speriamo che ci sarà una bella affluenza di persone e che ognuno potrà gustare le buone e belle sculture, realizzazioni di dolci che saranno preparati qui in questi tre giorni. Molte sono state le collaborazioni, quello dell'APAR, l'Associazione Provinciale Pasticceria Artigianale, e l'APGA, l'Associazione Pasticceri Gelatieri Artigianali, per illustrare ai presenti quanta professionalità serve per lavorare e creare tanta dolcezza. Siamo qui quest'oggi per i prossimi tre giorni, 12, 13 e 14 aprile, appunto per dar vita a delle creazioni di cioccolato, valorizzare il cioccolato, in quanto per noi pasticceri è uno degli elementi fondamentali. E infatti potremo degustare tantissimi dolci a base di cioccolato presso gli stand predisposti, ci saranno sculture di cioccolato e tantissime altre cose. Che dire, abbiamo organizzato questo evento, la festa del cioccolato, per promuovere il nostro artigianato cioccolatiere della provincia di Reggio Calabria e diciamo per promuovere anche quello che è il nostro territorio. E sarà articolata in due momenti la manifestazione. La mattina saranno aperti dalle 10 alle 13 i laboratori, aperti a chiunque voglia partecipare. La stessa cosa pomeriggio dalle 17 alle 20. Oltre a questo ci saranno diversi artisti che si esibiranno e sono sempre aperti i nostri stand con i cioccolatieri. Un'importante presenza ci sarà sia domani che dopodomani, perché avremo Tommaso Molara, che è stato premio mondiale di pasticceria artistica, quindi ci farà vedere in diretta come esegue le statue di cioccolato, le sculture in cioccolato.
Un ricordo da Bivongi per l'attrice Sara Tafuri, che ha lavorato con Federico Fellini, scomparsa proprio qualche giorno fa. Un servizio di Ugo Franco. E anche da Bivongi c'è il ricordo di Sara Tafuri, scomparsa qualche giorno fa. Ecco, Sara Tafuri, ricordiamo, è stata diretta dal regista Fellini, ha lavorato con Marcello Mastroianni, ma al di là di questo siamo con Nicola Lombardo, che è stato molto vicino a Sara Tafuri, specie dopo l'incidente che ha avuto a Catanzaro in via Lucrezia della Valle, che era stata data per spacciata. Ecco, Nicola Lombardo ha un bel ricordo di Sara Tafuri. Io vorrei fare profonde e sentite condoglianze di cuore alla famiglia di Sara Tafuri, che per me è stata una vera famiglia, persone veramente umane, umili, da gradevoli. Mi hanno dato, contemporaneamente io assistevo come fisioterapista Sara Tafuri, ma loro assistevano me, perché all'orario di pranzo gli facevo la terapia e quindi anche io pranzavo a tavola con loro, non con Sara, perché i primi tempi Sara non poteva alzarsi dal letto. Per fare ciò ho impiegato 3 anni di lavoro, con soddisfazione, perché dopo 3 anni Sara Tafuri ha cominciato a parlare, ha cominciato a relazionarsi con i genitori, i parenti tutti, ha cominciato a mangiare al tavolo con noi tutti, e quindi sono molto contento che Sara Tafuri abbia passato tutti questi anni in compagnia dei genitori, nel salotto o in cucina, a mangiare insieme a loro, a pranzare insieme a loro e a cenare. Ma come è arrivato Nicola Lombardo a casa di Sara Tafuri? Diciamo che io a Catanzaro ero molto considerato da tutti i professionisti. Lavorava all'ospedale? Sì, lavorava all'ospedale ed ero molto preso in considerazione, perché nei casi gravi i miei colleghi non è che si scalpitavano per andare a trattarli. Quindi, siccome Sara Tafuri era un caso gravissimo che proveniva da 3 anni di coma e quindi era ridotta un pochettino male, e quindi c'era stato anche un consulto con qualche luminare d'oltreoceano. Diciamo che la famiglia si è dissanguata a dare la migliore assistenza a livello mondiale a Sara Tafuri, perché è una famiglia abbastanza nobile, diciamo, dal punto di vista animo e non di economico, e si sono rivolti a tutti i professionisti mondiali, tra i quali il professore Doman di Houston, che è la massima autorità, esperto della riabilitazione. Questo professore Doman, una volta che io ho concluso i miei lavori dopo 3 anni, 4, insieme ad Enzo Biaggi hanno fatto una trasmissione alla RAI, forse nel 1985, se ricordo bene, dove è arrivata la troupe della RAI a casa di Sara Tafuri. Quando io ho visto la troupe, ho visto che facevano le riprese RAI, mi sono allontanato e non ho voluto essere intervistato in quell'occasione. Poi nella trasmissione si è visto che ha condotto la trasmissione su RAI 1 Enzo Biaggi, e si vedeva l'immagine di Viso 2. Da una parte c'era Enzo Biaggi con la sua troupe e dall'altra c'era il professore Doman, il quale mi voleva fare delle domande che metodo ho usato. Cioè, io non ho risposto alle domande, non mi sono fatto toccare dall'intervista, e ho lasciato fare tutto a loro e hanno portato avanti la trasmissione per circa un'ora e mezza. Parliamo invece di Salvatore Circosta, un pensionato appassionato contadino della zona fiumarina del torrente Galizzi di Gioiosa Ionica. Incita proprio i gioisani a riprendere l'attività agricola in quei terreni che un tempo producevano moltissimo. Un servizio di Vincenzo Logozzo. Il 70enne Salvatore Circosta è un nativo del territorio di Gioiosa Ionica, denominato Fiumarina, dove scorre il torrente Galizzi. Lo ha vissuto da bambino, quando l'area era ricca di case di contadini e produzione ortofrutticola. È emigrato poi a Torino nel 1969, a soli 15 anni, per fare il manovale. E poi
entrare a 18 anni nella Fiat. È rientrato a Gioiosa nel 1979, svolgendo per 10 anni l'attività di ambulante di formaggi e salumi e poi, per altri 23 anni, il benzinaio fino alla pensione. Ha sempre amato la sua terra, coltivando nei fine settimana lavorativi gli orticelli della Fiumarina. Da quando è in pensione, ci vive giornalmente ed auspica che con le opere in corso della messa in sicurezza del Galizzi e il ripristino del percorso dei mulini, i gioiosani ritornino su quelle terre per sviluppare agricoltura e creare opportunità turistiche, culturali e salutari. Ecco, ci troviamo alla Fiumarina, in un'oasi di pace. Guardate che meraviglia che è questa zona. Anziché andare in piazza, io il giorno vengo qua e mi godo la vita. Mangio tutta roba genuina, tutta roba bio, fatta da me, senza nessun veleno, senza nessun diserbante. E con concimazione naturale, abbiamo pure qua il letame naturale. Diciamo che arrotondo lo stipendio, arrotondo la pensione, perché con i prodotti che faccio, non solo per me, ma anche per i figli, ecco, aiuto anche i figli a mangiare roba naturale, tutta ortaggi naturale. Diciamo che sono qua da quando sono bambino, mio padre è nato su qua nella collina, questa nella Fiumarina, nel luogo che si chiama Galia. Questi sono terreni che erano di mio padre, che abbiamo ereditato sia io e i miei fratelli. E ormai diciamo che da molti anni, ormai sono 12 anni che sono in pensione, quindi mi dedico a fare così l'agricoltore ambulante, agricoltore di, no, di, per interessi, ma soltanto per consumo familiare. Poi diciamo che qua la mia vita è qua, e mi ricordo quando ero bambino in questa Fiumara, quante gente passava, era veramente una meraviglia. Per mesi con l'asino si portavano le arance giù da Pisano, c'erano poi tutto, era tutto coltivato, tutto, non c'era un pezzettino che non era coltivato. E era meraviglioso vivere questo. Io così qua vivo tutti i miei ricordi, l'infanzia con i miei amici, perché qua c'era molte persone che abitavano pure qua. C'era lì una famiglia dei Calvi che erano in 9 ed erano tutta la mattina, la sera, notte, sempre qua. Quindi ecco la mia vita, diciamo che dopo un periodo di lavoro da bambino l'ho passata qua e adesso sono ritornato alle radici, quindi sono ritornato qua da dopo che sono andato in pensione ormai da 12 anni, e questo è il mio passatempo, la mia gioia, la mia vita. Allora, io inviterei tutti i paesani di Gioiosa a prendersi un pezzo di terra qua, a venire a cercare di investire in agricoltura, e poi anche qua si potrebbe sviluppare, adesso visto che c'è in programma, in progetto la via dei mulini, quindi sarà instaurato un percorso da fare per camminare, quindi si potrebbe veramente sviluppare e fare di nuovo tornare la Fiumarina ai tempi di 50-60 anni fa, dove ogni pezzo di terra era coltivato, ma anche per spassarsi veramente per tutti i pensionati, anziché perdere il tempo di stare in piazza. Forse qua la vita è tutta un'altra cosa, si rigoglionisce, si ringiovanisce, perché si passa veramente il tempo con la natura. Io vorrei ringraziare Dio alla fine di questa intervista, perché veramente mi ha preservato da tanti mali, sia quando ero a Torino a 15 anni da solo, vivevo nelle baracche e non avevo nessuno, quindi mi ha salvato dalla cattiva strada. Poi lo voglio ringraziare anche oggi per la famiglia che mi ha dato, per tutto quello che mi ha dato nella mia vita, perché ho capito quanto ha amato. Ha dato la vita per salvarmi. Io lo prendevo in giro, non credevo, ma oggi sono
dico a tutte le persone al mondo che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione, perché ci vuole con Lui in paradiso. Vi esorto a tutte, crediamo nel Signore Gesù che ci ha tanto amati. E adesso invece ci spostiamo a Siderno, dove c'è stato davvero un grande entusiasmo e partecipazione per il nono torneo Combat Play, una vincente manifestazione targata a Centro Studi Karate sotto la guida del presidente e direttore tecnico Vincenzo Ursino, cintura nera, sesto Dan e stella al merito sportivo. Guardiamo. Grande entusiasmo e partecipazione per il nono torneo Combat Play disputatosi a Siderno, una vincente manifestazione targata a Centro Studi Karate, sotto la guida del presidente e direttore tecnico Vincenzo Ursino, cintura nera, sesto Dan e stella al merito sportivo. Ha patrocinato l'evento l'Associazione Italiana Cultura Sport del CONI, grazie all'interesse del presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, il dottor Arturo Anastasi. Il metodo di combattimento proposto per il settore giovanile ha avuto grande successo, esordisce Ursino. I bambini sono dinanzi ad un palloncino verso il quale devono sferrare delle tecniche di pugno e di calcio. Si tratta di una preparazione e introduzione al futuro kumite. Gli atleti hanno entusiasmato tutti i presenti ed è stata grande la volontà tra i bimbi di emergere e migliorare. Attaccare, sferrare un colpo è stato innanzitutto dare, andare verso, stabilire una relazione con i compagni. Questi si adatteranno, risponderanno e proporranno a loro volta. Il karate diventa quindi un vero e proprio dialogo eseguito con il corpo. Solo se si accetta questo concetto sarà possibile parlare di compagni e non di avversari, vivere in armonia col mondo che ci circonda. Ma elenchiamo i protagonisti di questa intensa gara, dove i karateka presenti si sono confrontati con la massima lealtà ed il massimo impegno nel pieno rispetto delle regole degli avversari. A spuntarla su tutti, conquistando il podio più alto, sono stati tutti i primi classificati nelle varie categorie, ovviamente: Antonio Favasuli, Salvatore Purvirenti, Naviot Kaur e Fortunato Commisso. Si classificano al secondo posto Rocco Femmia, Reika Ferraro e Benedetta Commisso. Terzi classificati Maria Grazia Timpani, Vincenzo Fuda, Beatrice Gargiulo e Martina Varacalli. E adesso do la linea a Nicodemo Barillaro per i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, l'edizione di Gazzetta del Sud per quanto riguarda Reggio, prove di resistenza sull'autonomia, questo è il titolo di apertura. Calabria, giovedì 18 dibattito in consiglio regionale sulla riforma, si tenta l'intesa su una mozione unitaria. Battaglia politica sul DDL a Roma, Forza Italia prova a rallentare i progetti leghisti. Due notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, Privacy Tour, cittadinanza digitale essenziale, qui il garante Pasquale Stanzione. Ponte, prevalgono le voci contrarie, consiglio comunale aperto a Villa, più sfumata la posizione dell'amministrazione e dei gruppi consigliari, prima di tutto la tutela della città e del territorio. Lecchese sindaco pronto a ricandidarsi a Riace, i giudici, le risorse pubbliche, nessun arrembaggio da Lucano, qui Lecchese sindaco di Riace, Mimmo Lucano in foto. E poi il comune revoca la chiusura, Reggio, i magistrati protestano e gli uffici giudiziari riaprono. L'Iran colpirà Israele nelle prossime ore, fonti americane, minaccia reale, verranno lanciati 100 droni e decine di missili. Ancora Reggio, lidi balneari, ritardi nelle concessioni, i gestori, noi pronti. Reggio Calabria, l'operazione Gallico, il Tribunale della Libertà motiva il no all'accusa di usura. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, il caso in apertura, le intercettazioni usate contro Mimmo Lucano erano fuori legge. Pubblicati i motivi della sentenza di appello nei confronti dell'ex sindaco di Riace, nessuna associazione a delinquere e prove ritenute inutilizzabili dai giudici. I temi della sanità nel Crotonese a rischio, l'assistenza domiciliare. E poi ancora la gola profonda del narcotraffico, parla un imputato di Aspromonte Emiliano. Si dissocia Giovanni Generoso e racconta gli affari delle cosche di Cutro e San Luca in Emilia. Ponte, mandato al sindaco per portare ai tavoli le istanze della città. Qui un elaborato progettuale. Poi consiglio comunale aperto a Villa, nessuna posizione netta che sia slegata dagli interessi dei cittadini.
Lo sport, il Catanzaro vince ancora a Modena, ennesima perla, e poi delle varie province. Catanzaro, i temi del comune, mobilità in centro, si cercano soluzioni condivise. Reggio, il comune chiude per inagibilità locali giudiziari. Vibo, telecamere e pulsanti SOS per scoraggiare le aggressioni ai sanitari. Poi Crotone, crisi idrica, 3 milioni per spegnere la grande sete, nuove condotte. Infrastrutture, galleria Limina, a giorni partiranno i lavori. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava il Quotidiano del Sud. Questo rapidissimo giro sulle testate calabresi si completa. Restituiamo la linea alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Che tempo ci porterà quest'oggi? Scopriamolo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, il nostro TG News finisce qui. Alla prossima da Raffaella, buon weekend. Blitz dei carabinieri a Rosarno, arrestato pluripregiudicato con 188 kg di marijuana, arma e munizioni illecite. Processo Xenia da Mimmo Lucano a Riace, nessun arrembaggio a risorse pubbliche, è quanto scritto nelle motivazioni della sentenza di secondo grado pubblicata ieri. Recentemente l'assessore calabrese ha effettuato una visita al cantiere della Galleria della Limina, sarà percorribile dalle 6 del mattino alle 22 di sera. Il primo cittadino di Gioiosa Marina smentisce una voce circolata ieri. Io dimettermi non ci penso e rilancia: ho ricevuto minacce, è vero, ma non mi faranno mai indietreggiare. Un ricordo da Bibongi per l'attrice Sara Tafuri, che ha lavorato con Federico Fellini, scomparsa qualche giorno fa. Salvatore Circosta, l'appassionato contadino di Fiumarina, un invito ai gioisani a riavviare l'agricoltura nei terreni del torrente Gallizzi di Gioiosa Ionica.